sarebbe particolarmente clamorosa come indiscrezione. Io vi dico solo che ci sono delle indiscrezioni che si possono prendere tranquillamente col tagliaunghie, altre con le pinzettine, quelle proprio da vitellina. E poi ci stanno quelle che vanno prese. Diciamo che io era la pinza più grossa che c'avevo. Se c'avete un paio di tronchesi, prendete questa indiscrezione proprio con le tronche, quelle grosse. Ciao, bella a tutti da me, il Gabon. Siamo tornati con questo nuovo video, ma prima di continuare io vi invito a scaricare OneFootball dal link in descrizione. A mio modo di vedere è la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, ma soprattutto è gratuita sia per iOS sia per Android. Poi se attivate le notifiche vi si apre veramente un mondo. Ieri, ma già da qualche giorno, stava circolando questa clamorosa indiscrezione di calciomercato. Perché a quanto pare José Mourinho, ragazzi, è andato a Torino per incontrare Andrea Agnelli, il presidente della Juventus. Che ci è andato a fare incontrare Andrea Agnelli? Non abbiamo la certezza che sia avvenuto veramente questo incontro, ma secondo voci di corridoio e qualche topino che ha fatto circolare proprio questa voce, sembra che questo incontro ci sia stato. E perché? Mourinho sappiamo che comunque è stato allenatore dell'Inter, acerrimo nemico della Juventus. Con l'Inter ci ha vinto un triplete. L'ultima volta che si sono scontrati con la Juventus, ci ricordiamo tutti il gesto che ha fatto tipo così, non mi ricordo manco bene perché passa il tempo, non mi ricordo manco che mi sono mangiato stamattina. E quindi, insomma, sembrerebbe veramente strano, ma sotto tutta questa questione ci sarebbe un certo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che avrebbe suggerito due possibili eredi di Massimiliano Allegri. Uno è Carletto Ancelotti, comunque ce l'ha avuto anche lui. Ancelotti ha allenato il Real Madrid. E l'altro sarebbe proprio José Mourinho. Cioè, praticamente Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito questi due nomi per ripartire alla grande con la Juventus e quindi per mantenere un ciclo particolarmente vincente. Io Ancelotti lo escluderei, primo perché sta a Napoli. Già la Juventus ha tolto tra virgolette Higuain a Napoli perché gliel'hanno ben pagato e il presidente del Napoli ha accettato questo trasferimento. Però già è successo quello che è successo con Higuain. Voi immaginatevi se dovesse succedere una cosa del genere pure con Carletto Ancelotti, penso che veramente potrebbe scatenarsi il putiferio. Fatto sta che Ancelotti, se non sbaglio, ha un contratto con il Napoli fino al 2021, ma da quel che trapela, Ancelotti quasi sicuramente, viste le sue ultime dichiarazioni, resterà proprio alla guida del Napoli, non solo per la prossima stagione, ma anche per quelle a venire. De Laurentiis vorrebbe blindarlo. Già più di qualche volta l'ho sentito di mi piacerebbe un Ancelotti al Napoli per tantissimi anni. E quindi poi le cose nel calcio cambiano molto rapidamente. Comunque, andiamo a depennare. Io escluderei Carletto Ancelotti. Appunto, José Mourinho è l'indiscrezione di calciomercato che sta uscendo in queste ultime ore. Io vi dico che sinceramente non ci credo. Se non lo vedo con i miei, anzi, mi sa che pure se lo vedo con i miei occhi, difficilmente ci credo. Ma dicevo la stessa cosa di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nessuno credeva che Ronaldo alla fine sarebbe andato via da Real Madrid. E invece poi così è stato. Quindi, sì, dovessi vederlo, diciamo che lì per lì resterei così tipo 5, 6, 7 giorni, poi a forza di face fai il callo e mi abituerei all'idea. Però insomma, fa veramente strano sentire un nome del genere accostato proprio alla Juventus, perché insomma, ripeto, è stato acerrimo nemico, quindi nel calcio comunque io vi posso assicurare che mai dire mai, quindi non esistono le bandiere di una volta o okay, che, qua si va soprattutto per soldi. E quindi insomma, cioè quello che ha detto non allenerò mai la Juventus proprio perché l'ha detto, secondo me potrebbe anche accadere. Circolano tanti altri nomi, sono tanti gli allenatori che potrebbero allenare la prossima stagione la Juventus. Secondo me quello più probabile attualmente in rapporto qualità-prezzo, anzi sono due i più probabili, uno è Simone Inzaghi, anche se proprio ieri, se non sbaglio, Tare. Sì, durante l'intervallo, prima o dopo la partita col Bologna, ha detto Inzaghi è laziale doc. E come è normale che sia, ha fatto trapelare, ha fatto capire che magari c'è stato un interessamento della Juventus. Sembrerebbe che Inzaghi sia disposto a restare con la Lazio. Però, ripeto, è una chiamata importante per quanto tu possa tifare la Lazio.
Mai dire mai, perché insomma la chiamata dalla Juventus, ragazzi, non è che avviene tutti i giorni. È una squadra particolarmente forte, particolarmente vincente, con la quale potrebbe aprire un ciclo veramente incredibile, anche perché credo che la Juventus possa offrire ad Inzaghi sicuramente un contratto un po' più oneroso. E alla pari, io ci metto anche Maurizio Sarri, anche se tutto dipenderà dalla finale di Europa League contro l'Arsenal. Dovessero vincere l'Europa League, potrebbe anche essere riconfermato Sarri sulla panchina del Chelsea. Poi non lo so, ragazzi miei. Fatto sta che se la Juventus vuole fare un bel gioco, secondo me, Sarri è uno dei primi indiziati. Credo che sia uno dei migliori sotto quel punto di vista. Sarebbe, tra virgolette, anche uno sgarro al Napoli, se vogliamo, però c'è stato di mezzo il Chelsea, quindi non so fino a che punto. Sarri comunque è rimasto nel cuore dei napoletani, diciamoci la verità, ragazzi, cioè 91 punti, non hanno vinto uno scudetto con 91 punti. Il suo Sarri a Napoli sicuramente l'ha fatto. E poi circolano altri nomi. Diciamo che un certo Pochettino non sarebbe assolutamente male. Si parla anche eventualmente dello scambio clamoroso di panchine con Allegri che andrebbe proprio al Tottenham. Tottenham credo che sia una destinazione gradita ad Allegri perché l'ha sempre detto: io prima o poi voglio allenare in Premier League. E Pochettino che arriverebbe quindi a Torino sponda bianconera. C'è da dire che Pochettino vuole 20 bombe, 20 milioni di euro. Non che eventualmente Mourinho chiederà poi, non lo so quanto potrebbe chiedere, ma insomma cifre comunque abbastanza importanti. Pochettino, ragazzi, secondo me sarebbe veramente un allenatore. Lo vedrei particolarmente bene sulla panchina della Juventus. Poi si parla di Didier Deschamps, ovviamente che ha giocato alla Juventus, e anche questa secondo me potrebbe essere una valida alternativa. Ma ragazzi, nelle ultime ore, nel frattempo mi arrivano proprio notifiche di OneFootball e le vado un attimo a Roma Qatar, Linco. Mamma mia, no, vabbè, magari ci facciamo un video di chi lo sa. E si parla nelle ultime ore anche di un certo Paulo Sousa e parecchi juventini staranno penserà, dice, ma che. Boh, ragazzi, pare che sia uscito anche questo nome come alternativa. Una cosa è certa, che Paratici ha detto: abbiamo le idee molto chiare. Quindi, magari tutte queste indiscrezioni che stanno trapelando sono dei sondaggi che chi lo sa realmente la Juventus ha fatto, ma sono particolarmente già indirizzati verso un nome e magari staranno cercando di convincere proprio quello. Ripeto, l'alternativa Mourinho, io boh, non lo so, ragazzi, ripeto, non mi meraviglierei più di tanto perché comunque so cose che nel calcio succedono, pure Higuaín alla Juventus, cioè, vi ricordate, se Higuaín va alla Juventus e fa più di quello, c'è cioè il mio erede, io me taglio, cioè quello vive ormai senza uccello da anni, perché comunque. Eppure sono cose che accadono, sono cose che accadono perché, ripeto, il calcio è business, il calcio è fatto di opportunità, il calcio è fatto di soldi, il calcio è sete di vittoria. Quindi, quando arrivano chiamate del genere, sono tutti ragionamenti che nella testa di un giocatore barra allenatore si vanno a fare e poi può succedere quello che può succedere. Io comunque Mourinho non lo escludo, vi dico che non lo escludo. Penso che alla fine arriverà qualcun altro, secondo me, non c'è più a parlare perché sto ancora male, i postumi della febbre. Molto probabilmente, ripeto, Inzaghi e Sarri sono le alternative più probabili. Mi sono dimenticato anche di parlare di Gasperini, ma credo che Gasperini sia un po' più defilato rispetto a tutti i nomi che ho fatto poc'anzi. Molto probabilmente Gasperini dovesse conquistare la qualificazione in Champions League resterà all'Atalanta perché se non ci avrebbe veramente senso, cioè almeno dai continui a dar continuità a quello che è stato finora un progetto veramente forte con una squadra che comunque ragazzi non si può paragonare alla Juventus o a tante altre, quindi è una cosa ancora più grande, no? È comunque un obiettivo raggiunto veramente pazzesco e sono ad un passo da questo, quindi io lo metterei un po' in disparte anche se si è parlato dei Gasperini Roma, io non so fino a che punto sinceramente. Più che altro vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti, se secondo voi potrebbe arrivare un Mourinho sulla panchina della Juventus, io non so con quale faccia si presenta a San Siro andare a giocare contro l'Inter, veramente, non so, ma più che altro con quale faccia va a fare la prima conferenza stampa, quali sarebbero le sue prime parole. Potrebbe smorzare i toni e dire: siamo dei professionisti, alleniamo le squadre, tutti i progetti che ci si presentano, noi li accettiamo o meno, sarà difficile da digerire. Prima o poi, ovviamente, se placheranno gli animi, non è che uno si può portare. Domani Mourinho diventa allenatore della Juve, se portano sto odio per 30 anni. No, però
È pur vero che un triplete con l'Inter non si dimentica, sono particolarmente nemici e quindi chi lo sa quello che potrebbe succedere. Sondaggio in alto a destra in questo momento: secondo voi José Mourinho allenerà la Juventus la prossima stagione? Fatemelo sapere nei commenti oppure fatemi sapere con un hashtag nei commenti, hashtag che ne so, Gasperini, hashtag Sousa, hashtag Sarri, quello che secondo voi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Ripeto, se vogliono il bel gioco. Secondo me devono puntare forte o su Sarri o su Pochettino, perché anche Pochettino, ragazzi, secondo me è veramente un allenatore emergente, non che alleni da 10 giorni, però insomma sicuramente più emergente rispetto a tanti altri, tipo che ne so, Ancelotti, che comunque allena da 186 anni. E quindi niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, vi invito a scaricare OneFootball dal link in descrizione, la migliore applicazione per tutto il mondo del calcio. Gratuita sia per iOS sia per Android. Seguitemi su Instagram e Telegram. Su Instagram faccio un molestatore seriale. Su Telegram pubblico tutte le settimane le mie giocate, le mie schedine. Detto questo, a voi la parola nei commenti. Alla prossima con un nuovo video. Rileggo, Mourinho, rimango un po'. Ciao.